Ieri, in occasione dell'assemblea per i 70 anni di Confindustria Ravenna, il presidente Guido Ottolenghi ha rilasciato ai giornalisti alcune affermazioni sulle sorti del porto di Ravenna, in particolare sul tema degli escavi e del futuro accorpamento delle autorità portuali dell'Adriatico, che avverrà a breve con la riforma del governo promossa dal ministro Delrio. Non abbiamo il freno a mano tirato perché gli imprenditori fanno ogni sforzo, come l'hanno sempre fatto in questo porto, che è sempre stato trainato dall'inventività e l'ingegno degli imprenditori e della comunità portuale più in generale. Abbiamo delle grossissime difficoltà di fronte a una paralisi che si trascina da più di 3 anni e che è sempre più incoerente e incomprensibile. Beh, la responsabilità è il governo del porto e dell'autorità portuale. Noi vorremmo che ci fosse una vera focalizzazione sul problema degli escavi, che è il problema centrale del nostro porto, e che ci fosse un dibattito leale, che si dicesse quello che si fa e si facesse quello che si dice. Vorremmo che invece di sentirci dire che i progetti sono privi di alternative, poi dopo 2 mesi ce n'è un altro che anche quello è un'alternativa, poi dopo 2 mesi ce n'è un altro che anche quello è un'alternativa, come abbiamo chiesto in realtà già da gennaio, si fermasse un attimo la macchina e si mettessero a fattor comune elementi migliori della comunità portuale per valutare qual è davvero la strada che ci può portare ad avere fondali come gli altri porti, perché gli altri porti scavano e investono cifre che sono decine di volte quello che noi chiamiamo progettone. L'idea che il sistema portuale italiano, tutti i porti italiani, sono meno di un porto del nord Europa, probabilmente ci deve anche far chiedere se almeno per certe cose l'aggregazione non sia almeno da studiare. Ecco, quindi prima di dire di no, anche quello è un tema che va studiato, perché per la verità se il nord Adriatico mettesse a fattor comune alcune delle sue eccellenze forse ne trarrebbe giovamento. Dovremmo contemporaneamente discutere di come mantenere e tutelare l'indipendenza o i potenziali conflitti di interesse tra poli di quest'area, ma non chiudere la porta in assoluto all'approfondimento. Nel tardo pomeriggio il presidente dell'autorità portuale, Galliano Di Marco, ha risposto attraverso un comunicato stampa al presidente Ottolenghi, dichiarando: venendo ai problemi del porto sollevati per l'ennesima volta dal presidente di Confindustria, dottor Guido Ottolenghi, le cui dichiarazioni ritengo irresponsabili e diffamatorie del mio ente e della mia persona, non posso non rimarcare che il progetto Hub Portuale di Ravenna, trasmesso alla struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture, è figlio del progetto a me consegnato a marzo 2012 proprio dal dottor Ottolenghi. Nonostante ciò, i comunicati e le dichiarazioni di Confindustria del dottor Ottolenghi hanno creato ingenti problemi al progetto Hub Portuale di Ravenna, sia a livello locale, sia soprattutto a livello ministeriale e con la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, per non parlare dei gravi danni di immagine subite dall'ente e dal suo presidente. Adesso non è più tempo per le parole e spero di non dover perdere altro tempo a replicare a tutti gli attacchi che quotidianamente ricevo sulla stampa locale. Nelle ultime settimane ho fatto incontri continui con la struttura tecnica di missione, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dell'Ambiente e tutti gli altri enti che devono approvare il progetto. A tutti questi enti ho dato adeguata informativa sull'avviso di garanzia da me ricevuto e sul sequestro della cassa di colmata di Trattaroli di proprietà della Sapir S.p.A. Sto concordando di rimodulare il progetto Hub tenendo conto degli effetti dell'indagine della Procura, in modo che i magistrati possano lavorare serenamente, prendendosi tutto il tempo necessario per accertare le responsabilità penali e l'autorità portuale possa portare a buon fine il progetto Hub Portuale di Ravenna, con o senza le attuali casse di colmata. Le due cose, indagine e approvazione del progetto definitivo Hub, sono assolutamente compatibili. Una cosa è sicura, continua Di Marco, Sapir, CMC e gli altri enti privati detentori del materiale di dragaggio presente oramai dal 2011 nelle attuali casse di colmata dovranno regolarizzare la situazione a loro cura e spese. Parallelamente stiamo lavorando a un piano B da realizzare in alternativa o ad integrazione del progettone, che resta, al netto del problema delle casse di colmata, la migliore soluzione agli attuali problemi del porto di Ravenna.